Allora, Luca Vignali, abbiamo visto questa gara nella quale secondo me avete fatto un buon primo tempo, potevate addirittura fare qualche gol in più, ovvio che all'inizio forse c'è stato 5 minuti magari in cui si poteva far meglio. Sicuramente avevamo un po' di stanchezza sulle gambe che non ci ha permesso di iniziare forte la partita, poi abbiamo iniziato a giocare come sappiamo, come sta cercando di insegnarci il nostro allenatore, e siamo riusciti a creare una buona dose di occasioni che però non siamo riusciti a sfruttare al massimo, anche magari con un pizzico di sfortuna. Diciamo che in queste partite spesso e volentieri si guarda più a quello che sta facendo di positivo la squadra rispetto anche ai dettami del mister, che non è risultato, però insomma sono sempre partite con squadre di pari categoria che non piace perdere. Certo, perdere non piace mai a nessuno, neanche nelle amichevoli, però sicuramente dobbiamo guardare al gioco che abbiamo espresso. Secondo me è stato abbastanza buono, dobbiamo continuare su questa linea e cercare poi di fare sempre meglio. Ne parlavo ieri con Crivello, vi chiede qualcosa di diverso il mister a voi terzini quest'anno? Sì, ha cambiato un po' il modo di far giocare i terzini e ci chiede spesso di stare più dentro al campo per poter essere più determinanti, e anche quando nella fase di non possesso comunque sempre di stringere il campo per essere pronti sulle seconde palle. Secondo tempo squadra completamente diversa, quindi anche lì non è semplice da un tempo all'altro cambiare, però insomma avete cercato di fare meglio, il meglio possibile con entrambe le formazioni. Sì, c'era bisogno di mettere minutaggio nelle gambe per tutti, quindi abbiamo fatto quasi tutti un tempo, però abbiamo comunque ognuno penso, ha messo il massimo impegno, la massima concentrazione, anche se comunque c'è ancora tanto da lavorare. Il tuo bilancio del ritiro per adesso? Un ritiro assolutamente positivo, stiamo lavorando molto bene, ora poi quando torneremo a Spezia ci prepareremo per le prime partite ufficiali.